Mirko Giacobbe, quarta rete quest'anno, una partita assolutamente dominata contro un avversario per lunghi tratti lasciato nella sua metà campo. Quando avete avuto avete realizzato che si poteva vincere, si doveva vincere questa partita? Beh, è inutile dire, il Gravina l'avevamo studiata in pochi giorni, comunque una squadra dura, tosta, proponevano molti uomini offensivi, tra cui i due tre quarti, il centrocampista, i due quarti, quindi è una squadra non facile, l'abbiamo preparata in pochi giorni, ci siamo riusciti, il primo tempo abbiamo fatto anche bene, non meritavamo quel rigore, poi abbiamo fatto una disattenzione, una palla sbagliata in uscita, però da grandissima squadra quali siamo, abbiamo reagito alle avversità e nel secondo tempo siamo tornati agguerriti con sempre la nostra idea, che è quella che ci contraddistingue, e abbiamo ribaltato la partita, diciamo, nel migliore dei modi. 20 punti dopo 17 partite, con tutto quello che ha passato la squadra, la società, ve l'aspettavate? Quanto vi premia per tutto quello che avete fatto? Il lavoro paga sempre, noi abbiamo sempre mantenuto il nostro credo, ogni giorno lavorando, allenandoci, credo sia il giusto premio per quello che abbiamo fatto, quindi nonostante siamo partiti in ritardo, nonostante siamo partiti con giocatori che venivano, andavano, noi, diciamo, i più grandi abbiamo sempre cercato di amalgamare il tutto. Ci sono giovani interessanti che abbiamo fatti crescere, stanno crescendo, devono crescere ancora. Balba è l'emblema, 2006, quindi nulla. I 20 punti sono più che meritati e ora ci rilassiamo per queste festività e poi ripartiremo ancora più forti. La salvezza è ad un passo. C'è questa consapevolezza? Guarda, il girone di ritorno ci sono sempre insidie, quindi noi sempre con i piedi per terra e l'umiltà, e cercheremo di fare più punti possibili per raggiungere questa salvezza. Grazie.